Ora tocca a Enrico. Puoi passare il microfono. Allora, Enrico è pittrice giapponese, nata a Narashino nel 1946. Ha studiato belle arti a Kiba, a Tokyo e a Roma. Nel 1995 si trasferisce in Italia con il marito Hideo Sakata ed assieme studia nuove tecniche tradizionali, marmorino, fresco, graffito del caos, con i maestri Dino Mauretta, Nico Calabrò e Mario Fogliata, iniziando un periodo di lavoro assiduo, fino a dipingere oltre un centinaio di affreschi in edifici pubblici e privati, in varie località del Veneto, Friuli, Trentino e Abruzzo. Come maestra ha tenuto corso di affresco in Italia e in Giappone e realizzato un video didattico per la NHK, Televisione di Stato giapponese. Le sue opere sono documentate in 3 volumi pubblicati in 2 lingue, dal 2000 al 2010. Mi pare che abbia anche qui, che abbia portato. Attualmente Enrico risiede a Costa Bissara, in provincia di Vicenza. Grazie, questo momento posso mostrare affreschi miei e poi tecniche. Italia perdendo tecniche di affreschi. Allora ho fatto 2-3 libri di affreschi, male e finché. Allora, prima questa è più grande mia opera, di 10 metri per 3 metri 8. E questa ha usato parte di sinistra, mandolino e monte di rilievo di marmolino, è tutto usato, e poi destra c'è graffito, perché in Giappone non c'è tecniche di affreschi, colori uguale tradizionale giapponese, pittura tradizionale giapponese, uguale colori, però sul muro non c'è. Allora per mostrare tecniche e poi sapere tante cose. Prima, particolare, per me marca e poi intonaco uso polvere di marmo. Perché polvere di marmo resiste bene, allora intonaco uso con colori, pigmenti della siena, della rossa, della verde. Allora, una volta, 400-500 anni fa, Bellaccio, eccetera, usava, allora ho pensato aggiungere verde. Allora si vede persona di viso, tutti trasparente. E poi uso di tecnica di marmorino, ultima di quando intonaco finito. Allora, marmorino pare così. Tanta colore non va, però colori resiste lungo tempo. E poi qualche colore di kimchi è provato. Allora è un po' ultima di momento di pittura, lucidare con cazzola. Allora più di resiste anche grandine, pioggia, sole, eccetera, tutto è possibile, esiste una pittura. E prima c'è tecniche di tutto mostrato. E parte di questa tecnica di affresco 500 anni fa. Guardi questa storia di come si fa a produrre salsa e soia 500 anni fa, è dipinto così. Numero uno di grandezza in Giappone, 10 metri per 2 metri
80 cm. E questo a pulire. E questo è centro comunitario di Caldogno, è detto di Stanza. Questa è canonica, perché questa muro canonica, mille anni di più, è muro antico. Allora è stato molto fatica, però questo periodo è venuto la televisione statale. Questo quasi 15 anni fa voluto provare. E sinistra solo colorato, destra con marmolino cazzola recitato. Allora come resiste il colore per sapere? Allora adesso 10 anni ho capito, un po' verde al sole, un po' verde, però parte di recitato rimane. E questa è Campo Fontana, è una casa di ingresso. E questa è Caverna di Caldogno. E questa è casa privata, mio marito, casa di passione di bicicletta. Questo giullo di Crespa d'Oro è casa privata, lui è alpini come è andato, perché prima ha imparato la Cibiana di Cadore a un corso di affresco, allora ha cominciato, e poi è parco. Parco di Caldogno è una casa privata, una volta di sua opera, per adesso 90 anni più, allora guardando questa. È una casa in cucina, e questa Treviso è una casa privata, e piace Giappone. E poi nipoti di lui di cosa fanno a calcio, e poi questa è una casa parrocchiale per bambina giapponese, antica calcio, però adesso è vissuto Caldogno, allora famoso Roberto Baggio. Questo calcio antico, 1400 anni fa, ha cominciato un gioco di conte e famiglia di imperatore. Casa di noi. E questa in chiesa voleva fare un pannello che è colore forte, però per i bambini insegnare più facile, spesso dipingo per bambini. Febbraio c'è periodo di famiglia. Questo giullo di Crespa d'Oro è storia di cimbri, come è venuto e poi cosa lavorando in casa. Questa è Campo Fontana, una casa privata. Adesso è diventato albergo. E questa è una casa privata, piace giapponese. Allora, cosa di tutto di famoso ho messo dipinto.
Santa Caterina, io battezzando 3 anni fa, mio nome è Caterina. È una fata. Questa la famiglia ha chiesto di vincere più le ciste, però va bene, no?